Si potrà in qualche modo insegnare agli algoritmi che governano la rete come il valore finale non sia semplicemente la massimizzazione del profitto economico. Pensiamo a tutti quelli che giocano in borsa, i Bitcoin, tutte queste cose qui legate all'economia, ma far emergere anche altri valori come il rispetto della persona umana e anche la sfida ambientale, la transizione ecologica. Insomma, noi possiamo incidere nella definizione di questi algoritmi. Possiamo incidere se nella programmazione di questi algoritmi, che non sono neutri e nemmeno neutrali, noi poniamo quelle domande sull'umano che oggi non interessano al mercato, perché altrimenti il mercato massimizza profitti e si concentra sul come e sul cosa. Ma noi dobbiamo chiedere il per chi e soprattutto il perché fare una cosa e rendere umano in quanto umano. Quello che anche l'intelligenza artificiale processa e quindi è un predato giuridico, è un pre-postulato quello che deve, diciamo così, programmare l'intelligenza artificiale. E questo ha bisogno di una cultura che soprattutto può entrare in quella dei giovani che si stanno preparando in questo nuovo mondo che si pone le domande fondamentali, perché posta la domanda fondamentale, lo diceva già Nietzsche, posto un perché nella vita. Si sa come poi arrivare al come e al dove, altrimenti c'è un'abdicazione di un potere che viene poi gestito da chi è forte. In brevissimo, cosa ci aspettiamo da Taranto? Da Taranto ci aspettiamo che l'Italia prenda consapevolezza che un futuro alternativo al modello di sviluppo possibile c'è, la Chiesa lo sta ribadendo da anni. C'è un nuovo modello di sviluppo da portare avanti e poi c'è una dimensione di fraternità che è una soglia minima sotto la quale se si va l'alternativa sono le guerre, sono le divisioni. L'antidoto invece è la possibilità di vivere e di condividere la stessa natura insieme.